Fratelli è una vera e propria rivelazione lirica, in continuità con l'estetica vociana, che faceva della poesia non solo un elemento di carattere biografico, ma una sorta di rivelazione di un qualcosa di interiore del poeta, come in totale continuità anch'essa con l'estetica crociana che immaginava la poesia vera, quella pura, come pura intuizione. Una rivelazione per certi versi mistica o religiosa, e questo un po' è legato anche al fatto che qui avete la parola fratelli, che è evocativa a livello letterario di un certo tipo di pensiero. Cioè un pensiero per certi versi religioso, cristiano, a cui, come vedremo poi nel proseguo dell'opera di Ungaretti, il poeta è legato. La poesia è, come vedete bene dal titolo, scritta al fronte e la parola fratelli è quasi ossessiva perché la ritrovate nel titolo, la ritrovate sotto forma di domanda nel secondo verso e in conclusione, completamente isolata e in questo senso proprio scarnificata da tutta la tradizione che ha sopra di sé, che come sapete è uno dei elementi tipici di Ungaretti che tende a isolare la parola anche magari poetica e ridargli un significato più innocente, più puro. Di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante e involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli. Come vedete, la parola fratelli si rivela proprio come una sorta di immagine che nasce in modo improvviso, proprio per questo dicevo frammentistico. Ecco. Un enorme elemento di gioco di suoni che è molto evidente, fratelli, tremante, foglia. Poi avete allitterazioni della R spesso presente, fragilità, fratelli, con le ultime due parole, fragilità e fratelli, che sono profondamente assonanti e non sono solo assonanti nel senso di suono, ma anche assonanza in senso di significato. La fratellanza è qualcosa, soprattutto sul campo di battaglia, di estremamente fragile. La rivelazione qual è? È quella che di fronte all'orrore della guerra gli esseri umani percepiscono di essere tutti fratelli e anche di reggimenti visibilmente differenti. Questa parola è una parola, come vedete, siamo in un notturno, cosa che abbiamo già visto per esempio in Veglia. È una parola tremante nella notte, tremante perché è fragile, perché chiaramente di fronte alla guerra la fratellanza è qualcosa che viene meno. È una foglia appena nata, un bocciolo che viene fuori, un'immagine chiaramente di speranza in questo senso, e nell'aria spasimante, che quasi si sente lo spasimo delle persone che soffrono, che qui chiaramente il libro vi fa come parafrasi sconvolta, ma sentite che spasimante è più forte di sconvolta, perché si sente proprio la sofferenza umana di persone colpite, eccetera, eccetera. E come spesso succede in Ungaretti, c'è una sorta di rivolta a una situazione di difficoltà e di speranza, e la parola fratelli è un'involontaria rivolta dell'uomo che si trova di fronte alla propria fragilità. E proprio questo elemento della fragilità, come vedete, è ripreso nella parola fratelli. Dal punto di vista strutturale, la poesia, come vedete, è profondamente bipartita e qui c'è, diciamo, tutto la sapienza della messa in pagina che, come sapete, per Ungaretti è una derivazione diretta dalla poesia futurista, pensata a Govoni. Avete un doppio registro, diciamo, una sorta di
quattro versi che riprendono i primi quattro versi iniziali, per certi versi elementi più narrativi e poi una, diciamo, elemento più secco, più epigrammatico, che conclude questa espressione, che in un caso è foglia prennanata e da quell'altra parte fratelli. Come vedete, la poesia, oltre a giocare sulle figure di suono, gioca anche sulla fortissima analogia che vi è estremamente segnalata dal libro, foglia appena nata. Ora, cosa intende per analogia Ungaretti? Intende quando si mettono insieme due immagini che logicamente non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra, ma che vengono accostate dal poeta per far nascere un significato che è più profondo. Cioè, è una sorta di metafora o di similitudine, ma che va a cercare una realtà più profonda e più vera. La parola fratelli è come una foglia appena nata. Sono due cose che sembrano non entrare nulla l'una con l'altra, ma che in realtà spiegano una realtà molto più profonda e tutto sommato positiva all'interno del mondo. Cercate di ricordarvi questo elemento, cioè l'analogia, perché è caratteristico di Ungaretti, sarà molto diverso rispetto a Montale e chiaramente è un debito profondo dalla poesia simbolista da Baudelaire in poi.